Abbato, nella canonica di San Biagio. Perché la presenza di questo convegno in questo posto è più importante? Sì, è già il terzo anno in realtà che facciamo questo convegno qui a San Biagio proprio perché è il luogo nativo, è il luogo in cui questi convegni nacquero appunto 30 anni fa e oggi festeggiamo il trentennale di questi studi che solitamente vertono sul Rinascimento. Quest'anno in particolar modo la professoressa Tarugi, un po' l'organizzatrice dell'evento, ha voluto omaggiare San Biagio e i suoi 500 anni, quindi è una ricchezza che appunto dà lustro al già ricco programma di iniziative e festeggiamenti che stiamo svolgendo in questo anno. E la presenza di relatori, la presenza di oltre 80 convegnisti un po' da tutta Europa, da tutta l'Unione Europea, per noi sicuramente è fonte di onore e di prestigio anche per San Biagio, anche perché è previsto anche un concerto, una visita guidata alla mostra che è tuttora in corso. Professoressa Luisa Tarugi, presidente dell'Istituto Petrarca. Siamo arrivati al 30° anno del convegno organizzato dall'Istituto Petrarca sul Rinascimento. Quest'anno parliamo di sincretismi, incontri e scontri culturali nel Rinascimento. Perché? Beh, perché in 30 anni anche scegliere le tematiche era un po' difficile, perché ormai insomma, il Rinascimento l'abbiamo analizzato sotto vari aspetti, però mi era venuta in mente questa idea, diciamo, anche perché siccome specialmente nella nostra società molto spesso si dice che il passato ormai non conta, perché bisogna andare verso il futuro, verso la modernità, eccetera, ho voluto proprio incentrare la nostra analisi su questo rapporto che l'antichità ha avuto come preparazione non solo del moderno ma anche del futuro. E allora, visto che il nostro convegno quest'anno si inseriva anche nelle celebrazioni bellissime di questo quinto centenario della fondazione di San Biagio è proprio un esempio anche di questo, cioè come l'antico possa dare origine a un moderno. Quindi poi sincretismi, perché ci sono dei momenti di fusione tra antico e moderno, ci sono anche dei momenti di scontro, ci sono anche dei momenti invece più piani. E quindi insomma, abbiamo voluto scegliere questo tema che come vede ha richiamato anche moltissimi relatori, anche se qualche defezione c'è sempre, proprio perché tutti mi hanno detto che nessuno mai ha trattato un argomento del genere. E quindi insomma, spero i nostri convegni hanno anche questo fine, che è il fine essenziale, siccome crediamo in questi valori. E crediamo anche che questi valori possano essere tramandati e soprattutto che possano essere utili anche specialmente per i giovani che si avviano a un mondo nuovo, che devono avviare una loro carriera. E la mia soddisfazione è proprio questa anche di tanti ricercatori, cioè, che mi hanno detto dai convegni abbiamo imparato tanto e da questi convegni ci hanno aiutato anche per le nostre carriere. Quindi la cultura, se è fatta diciamo come cultura seria, come la intendevano gli antichi, cioè come cultura animi, non come erudizione, non come sfoggio, non come evento fine a se stesso, ma proprio come formazione dell'uomo e quindi della dignità dell'individuo, può servire proprio a vivere. Ecco, e io devo dire che quello che mi fa piacere anche, che mi sento dire, che mi dicono tutti, i tuoi convegni sono diversi dagli altri. Perché? Perché qui si viene non per fare sfoggio di erudizione, non per fare carriera universitaria, non per vedere il professor X, ma siamo un insieme di persone che credono in questi ideali, che amano questi ideali e che amano parlare in amicizia di queste belle cose. E la cornice di San Biagio è poi l'ideale, insomma. Ecco, proprio parlando di San Biagio, un convegno con ricercatori internazionali, 2 giorni a Chianciano, 1 giorno a Montepulciano, perché la scelta della canonica di San Biagio? Ma perché, non so se lei sa che dunque se io sommassi i 30 convegni che ho fatto io con quelli che ha fatto la mia mamma precedentemente qui a Montepulciano, saremmo a 70. Quindi la tradizione di Montepulciano, e infatti io sono contenta anche di essere tornata a Montepulciano perché per anni siamo andati a Capienza, e proprio qui Montepulciano mi ha detto ma perché lei non riporta il convegno dove è nato? Quindi Montepulciano è la cornice ideale di questi convegni. Poi San Biagio, questo è un posto ideale, perché io vedo che tutti, anche gli stranieri, ma anche gli italiani che vengono, dicono, questa è la cornice ideale per parlare dell'umanesimo. Cosa c'è di più bello di questo spazio dove l'architettura si fonde con la natura? E quindi sarebbe un insegnamento anche per tanti architetti moderni e contemporanei che invece non hanno più questo gusto di fusione tra la natura e l'architettura. Quindi per questo. Grazie. Contucci, siamo arrivati al 30° convegno dell'Istituto Petrarca. Come
Qual è il ruolo di questo convegno all'interno dei 500 anni, del festeggiamento per i 500 anni del Tempio di San Biagio? Ma è un ruolo primario, evidentemente, quando abbiamo organizzato le varie iniziative per festeggiare questa importante ricorrenza dei 500 anni, i contatti con la professoressa Tarugi ci hanno subito stimolato a far sì che si facesse un convegno proprio sul Rinascimento e su quello che era anche poi l'importanza di Montepulciano in quel settore artistico, filosofico, culturale dell'epoca. E per 30 anni la professoressa Tarugi ha fatto questi convegni, da 3 anni torna a Montepulciano dopo aver un po' lasciato questa nostra città dove lei da ragazzetta ha vissuto. D'altra parte io ho i ricordi perché eravamo ragazzi insieme, quindi i 30 anni li fa lei, ma questo convegno ha anche una 25ina di anni precedenti fatti dalla mamma della professoressa Tarugi, la professoressa Giovannangela Tarugi, che li faceva all'epoca, li faceva nel Palazzo Tarugi in Piazza Grande, poi per una serie di vicissitudini e poi anche purtroppo la morte della professoressa Giovannangela, ha dato il testimone a Luisetta e ora siamo qua. Quest'anno io ho sentito le relazioni che hanno fatto qui a Montepulciano, non quelle che hanno fatto a Chianciano nei giorni precedenti, però si capisce che sono tutte delle chicche, delle importanti testimonianze su quello che era il Rinascimento, ma quello che anche Montepulciano e in questo caso San Biagio ha detto nella cultura mondiale, perché a volte noi non ci se ne ricorda, ma quello è stato un momento importante della storia del mondo e Montepulciano era in prima fila a quel momento per una serie di personaggi che hanno vissuto, vivevano, erano interessati a Montepulciano. D'altra parte sono stati i papi che sono venuti a Montepulciano, Clemente VII, Paolo III Farnese, Giulio III dal Monte, e tutto l'attenzione che i granduchi di Toscana avevano per Montepulciano, che la ritenevano importante sotto ogni aspetto, e poi anche l'attenzione che avevano nel mandare i loro più importanti artisti che lavoravano su Firenze, mandarli qua a Montepulciano. Ecco, quindi questo convegno si inserisce molto bene in tutta la serie di iniziative che abbiamo fatto. L'altro giorno il Cantiere Internazionale d'Arte ha fatto la piccola messa solenne di Rossini in occasione dei 150 anni della morte di Rossini, c'è stata a metà giugno l'Assemblea Generale delle Fabbricerie Italiane, sono venute rappresentanti di San Marco di Venezia, di Pisa, e quindi tutta una serie di iniziative che ci fanno piacere, perché Montepulciano in questa annata sta ridiventando un po' il centro del mondo. Se io sono poliziano e quindi a volte traspare questo mio un po' campanilismo, però è un campanilismo motivato, non vuoto solo per gonfiarsi il petto, ma perché effettivamente Montepulciano anche a giorni d'oggi, ma ora si sta parlando di un convegno che richiama il Rinascimento, in questi 500 anni Montepulciano ha dato il suo segnale al mondo. Professor Walter dell'Università di Mannheim ha fatto uno studio proprio su San Biagio al convegno di studi dell'Istituto Petrarca. Ce ne può parlare brevemente? Sì, e praticamente il fatto che io ne ho parlato è il prodotto del caso. Cioè l'anno scorso ci siamo trovati lì nella chiesa tutta vuota, nessuno c'era, per essere presenti al concerto tradizionale con il quale si conclude il concorso, no? Uh-huh. E allora lì poi a un certo momento c'è un colpo, qualcuno ovviamente batteva le mani, io mi giro e vedo il dottor Rotondi con la nipotina Irene, e lui mi ha detto batta un po' le mani lui. E così ho battuto, ho sentito l'eco. Poi naturalmente non ho mai sentito nessun luogo questo eco. Sono andato a Mannheim nelle chiese, battuto, non si sente un eco, si sente un fruscio, cioè indefinibile. E allora mi sono detto è un problema.
poi ho fatto le ricerche nella letteratura, cioè per esempio in Google e naturalmente le enciclopedie e anche nella letteratura su San Biagio. Niente, nessuno ci parla dell'eco. E questo praticamente volevo presentare al nostro pubblico, questo vuoto. E naturalmente con una teoria che però è tutt'altro che dimostrata, cioè sono del parere, o potrebbe essere, che l'eco è stato un prodotto non del caso, ma una cosa voluta, cioè fatta apposta. Allora il colpevole sarebbe Antonio da San Gallo, il vecchio. Allora, ma se questa teoria fosse corretta, il San Gallo dovrebbe aver avuto un interesse per creare questo fenomeno. E quale poteva essere l'interesse del San Gallo? San Gallo era architetto, ma non architetto solo di chiese e di palazzi, ma lui il suo mestiere proprio era la costruzione di fortificazioni. Allora, come architetto che fa e costruisce fortificazioni, l'eco potrebbe essere interessante, perché con l'eco si può calcolare la velocità del suono, e sapendo la velocità del suono si può determinare la distanza del nemico che spara un cannone. Regi signori, e voi non mangiate? Questo potrebbe essere stato l'interesse di Antonio da San Gallo. Quindi c'è una certa logica, però una logica forse di fantasia, chissà. Ma questo bisogna dimostrare, per esempio misurando le cupole, le due cupole, cioè quella della lanterna e quella della grande cupola. E lì ci dovrebbero essere certe irregolarità prevedibili, ma inosservabili così a guardare solamente. Cioè ci deve andare su sulla scala. Io sono vecchio decrepito, troppo vecchio per fare questo. Questo più o meno è il problema. Poi c'era un documento in cui si vede la cupola della lanterna tonda, cioè una sfera ideale, sia dall'esterno che anche dall'interno. Ma sopra l'esterno c'è una linea sottile che a prima vista si pensa che fosse lì per marcare, diciamo, la curvatura esterna della cupola. Ma a guardarci bene non è così. Questa linea ha una propria logica e serve ad appiattare la curvatura. La cupola è un po' appiattata, con l'occhio nudo non lo si vede. Allora se si trasferisce questa appiattatura all'interno, si produce un effetto dell'eco, cioè vuol dire che tutti i raggi, quando c'è una certa curvatura, riflette tutti i raggi al loro punto di partenza. Vale a dire che quando sto proprio sotto la cupola faccio così, e poi dopo un decimo di un secondo torna l'eco. E poi la cosa strana è che questo eco viene riverberata, torna su in cupola, dalla cupola
torna giù una seconda volta, una terza volta, quarta, quinta volta. E allora con questo fenomeno si può misurare sia il tempo del percorso, anche con dei orologi non proprio fatti per questo scopo, cioè orologi medievali, diciamo così, si poteva benissimo farlo, però c'è un trucco, cioè bisogna allungare questo processo artificialmente, ma è facilissimo perché bisogna seguire con i colpi soltanto il ritmo dell'eco, cioè io faccio così, tac 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 tac, e così posso proseguire fino all'ultimo giudizio, no? E con questo posso calcolare la velocità del suono preciso al minuto, non al minuto, al metro. E poi posso con questa conoscenza misurare anche, non molto precisamente, ma sempre meglio di niente, la distanza dell'aggressore che spara il cannone contro di me. Questo più o meno è il contenuto del mio intervento. Però ci vuole per farlo seriamente, ci vuole qualcuno che se ne interessi, cioè che abbia conoscenze vere e proprie in materia di fisica, di acustica, e poi anche naturalmente una conoscenza della letteratura e via dicendo.